Lo Young Festival, la serata musicale organizzata in ricordo di Giovanni Guarino, è stata l'occasione per diffondere messaggi di solidarietà, di vicinanza e di impegno verso la sicurezza di tutti, da parte del mondo politico, ecclesiale e delle associazioni. Sindaco Giovanni Palomba, il comune è vicino alla famiglia di Giovanni e ha patrocinato anche un evento come questo, ideato dai ragazzi. La serata Villa Magrina è dedicata a tanti talenti, tanti ragazzi di musica, di ballo, ma in particolar modo la serata è dedicata a Giovanni Guarino e tutte le vittime che sono state praticamente così trucidate in un modo barbaro. E io ringrazio tutti i giovani che sono stasera qui, in ricordo di Giovanni. È presente la famiglia, la mamma, la sorella, la nonna. Il papà purtroppo sta sulle navi perché giustamente deve dedicarsi anche al lavoro. La presenza di Don Gesuè, di Don Ciro di Libera, di Emilio Borrelli per far sì che le istituzioni assieme devono praticamente stare vicino a queste famiglie e far sì che non si perda mai il ricordo di questi giovani che praticamente sono stati uccisi in un modo barbaro. Tragedie che praticamente non si possono nemmeno raccontare, vero senza parola, proprio perché sono la negatività dell'essere umano. Un messaggio per i giovani e per le comunità dopo fatti accaduti come quello al povero Giovanni. È importante che la comunità di Torre del Greco ricordi una vittima innocente della criminalità e della violenza legata al mondo della malavita, realizzata tra l'altro da altri ragazzini che invece di andare a divertirsi giravano in un Luna Park con un coltello in mano. Ma oltre ovviamente al ricordo c'è bisogno di giustizia. E la giustizia la sia soltanto se saranno individuati e condannati con certezza i suoi assassini e dovranno scontare la pena. Non c'è redenzione, non c'è possibilità di cambiamento se prima non si sconta la pena per il male che si è fatto. È così che otterremo veramente giustizia per Giovanni e per tutte le vittime innocenti. Noi dobbiamo smettere di piangere tutte le vittime e vedere invece che i criminali e le famiglie dei camorristi ridono e se la godono alla faccia della gente per bene. È un momento molto bello, forte e significativo per la vita della nostra comunità cittadina, soprattutto perché è nato da una proposta dei giovani da dedicare a Giovanni. E ho detto poco fa alla mamma, alla nonna, che giustamente vivono tra le lacrime anche questo momento, è come un momento di balsamo, ci vuole anche questo. E la mamma Marianna mi ha detto: no, va tutto bene purché si tenga viva la memoria di Giovanni e, come è stato giustamente sottolineato, la memoria va anche a braccetto con la richiesta di giustizia. Una comunità che si ritrova, un momento di riflessione, ma soprattutto anche un momento di festa. E dobbiamo trovare sempre più spazi e momenti da dedicare all'espressione giovanile, buona, sana di questa nostra città. Io amo sempre dire: fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Forse nella nostra città vale anche per il mondo giovanile. Facciamo attenzione a questi giovani buoni che ci sono dei portenti e che talvolta devono anche migrare dalla nostra città. Giovanni, Giovanni, gigante buono, è in mezzo a noi e noi siamo sempre più uniti alla sua famiglia nel condividere il dolore, ma anche la speranza di una rinascita e di una novità per tutti. Sul palco di Villa Macrina, per testimoniare le loro vicende, mogli e madri segnate dalla perdita dei loro cari. Io vorrei porre tanta attenzione su due parole: il rispetto della vita, che ormai l'abbiamo perso. Si esce di casa con i coltelli, con una facilità unica. Allora io vorrei chiedere ai nostri giovani, che sicuramente non escono col coltello, ma di denunciare chi lo ha. Mio figlio ha pagato la vita perché non ha abbassato lo sguardo.
E io oggi, io e la mia famiglia, due sono state le condanne. Una perché me l'ha ammazzato senza fermarsi. La seconda è il giudice che gli ha dato 20 anni. E questo non è giusto. Non è giusto vedere la vita così. Non vale 20 anni la vita di un ragazzo che lavorava. Non vale 20 anni la vita di un ragazzo che lavorava onestamente come tutti gli altri figli, che erano ragazzi per bene. Io sono Nunzia, la mamma di Ciro Modugno, il bambino che purtroppo è stato coinvolto in un incidente per colpa di una persona che stava riempito di cocaina e alcolici. Correva ad alta velocità sul lato opposto, travolgendo totalmente mio figlio di appena 15 anni. Questo è successo il 10 ottobre del 2021. Oggi sono passati 9 mesi e l'assassino di mio figlio resta ancora agli arresti domiciliari. Ce l'ho dietro al palazzo mio che abita vicino. È molto difficile scendere e incontrare anche la sua famiglia, che non hanno mai chiesto perdono. Anche se è un perdono che io non darò mai, perché la legge non mi dà questo canso di dire io do perdono a chi? Una persona che ha scelto di drogarsi per togliere la vita a un bambino di 15 anni. Sono la mamma di Simone Frascogna, ucciso il 3 novembre 2020 per uno sguardo. Mio figlio gli hanno dato 9 coltellate. Hanno deciso per la vita di Simone, come hanno deciso per la vita di tutti noi. Hanno deciso che mio figlio in quel momento doveva morire, condannato alla pena di morte e noi all'ergastolo del dolore. Giovanni deve essere ricordato per sempre. Ma Giovanni ha bisogno della sua giustizia, la mamma di Giovanni ha bisogno della giustizia vera. Noi abbiamo bisogno della giustizia vera, quello che lo Stato italiano non ci sta dando. Andremo contro lo Stato italiano perché noi non vogliamo vendetta, non la cerchiamo, non siamo famiglie che cercano vendetta, siamo famiglie che cercano giustizia. Chi uccide non ha più diritto di rientrare nella società pulita. Chi uccide deve restare in carcere fino alla fine dei suoi giorni. Giovanni è stato condannato a morte, mio figlio Simone è stato condannato a morte, Gianluca è stato condannato a morte, Ciro è stato condannato a morte, Maurizio è stato condannato a morte, potrei fare centinaia di nomi. In quell'aula di tribunale c'è scritto la legge è uguale per tutti. Una domanda che faccio io allo Stato italiano: se la legge è uguale per tutti, perché gli assassini vengono condannati diversamente? Qual è la motivazione? Ergastolo per gli assassini. Ergastolo. È più facile costruire cimiteri, è più facile, costa di meno che costruire carceri. Costruite carceri, perché noi andremo anche contro lo Stato in modo pulito e legale. Siamo famiglie che non vivono più, sopravvivono su una terra che non sentono più l'ora e non abbiamo nessuna intenzione di fermarci. I giorni di memoria ci devono essere, i ricordi ci devono essere, ma in primis lo Stato italiano deve fare qualcosa, perché ogni giorno muore qualcuno ammazzato. Thank you.